Ciao, buongiorno e benvenuto in questo nuovo video al volo. Ora, io mi sono davvero appena svegliato, ma volevo farti questo video, che sarà un video un po' particolare. Infatti, devo farti un disclaimer: io non sono un dottore, non sono un medico e non ascoltare niente di quello che dico. Voglio solo raccontarti una mia esperienza. Se sceglierai di fare qualcosa di simile, consultati con il tuo medico e prenditi, assumiti il 100% della responsabilità. Ora, qualche giorno fa ho avuto un'infezione cutanea che stava diventando un ascesso, e sono andato dal medico e mi ha detto sta diventando un ascesso. Mi ha prescritto antinfiammatori, antibiotici orali e una crema antibiotica, quindi queste tre medicine. Le ho comprate e poi mi sono detto ok, devo davvero prendere questa robaccia o no? E ho deciso di darmi del tempo e ho comprato le medicine in modo da averle, ma poi ho detto ok, mi do un po' di giorni e vedo se riesco a curarmi da solo, ok? E quello che ho fatto semplicemente è okay, cercare di capire intanto che cosa il mio corpo mi vuole dire con questa malattia, okay? Perché mi sono ammalato, qual è la vera causa? La vera causa di una malattia non è che mi manca l'antinfiammatorio nel corpo o che mi manca l'antibiotico, la vera causa è che magari ero stressato, che magari stavo lavorando troppo, che avevo le difese immunitarie basse, c'è cioè un messaggio per me, okay? Qualcosa che il mio corpo stava cercando di dirmi. Quindi quello che ho fatto è premi del tempo per rilassarmi, non ho praticamente lavorato 2 giorni. Sono andato a fare molti massaggi, sono andato un po' a camminare, a correre, a rilassarmi, ho fatto meditazione e al posto delle medicine ho preso degli antinfiammatori, degli antibiotici naturali, quindi ho bevuto un sacco di zenzero, mangiato aglio, praticamente sono stato in digiuno una giornata bevendo solo succhi di verdura o succo di curcuma. Zenzero, tutti questi alimenti che sono antinfiammatori, aglio, antibatterico, eccetera, eccetera, cercando di dare al mio corpo degli strumenti naturali, degli antinfiammatori, antibiotici, antibatterici naturali e cercando anche di fare attività che abbassassero i miei livelli di cortisolo e che mi facessero rilassare e stare bene. È molto importante la meditazione. Ora, quello che è successo è che mi ero dato 24 ore, il giorno dopo già questa palla non so se mi ha avuto un'infezione, ma una palla di pus sottocutaneo, davvero faceva anche male. Ho fatto questa meditazione e la mattina dopo si è aperta e quindi ho visto che stava iniziando a guarire, mentre era già 2 settimane che me la portavo avanti, okay? Ma non mi stavo fermando. E quindi la lezione è questa, che quando hai un messaggio dal tuo corpo, la cosa che ti conviene fare è rilassarti e cercare di capire che cosa cos'è davvero la causa del sintomo invece di coprire solamente quel sintomo. L'esempio che posso darti è se tu guidi la tua macchina e ti si accende la spia dell'olio, ok? Non vai a staccare la lampadina e spegnere la lampadina, perché quello è solo un messaggio. Vai a vedere qual è la vera causa, ossia che manca l'olio, ok? Quindi se ti viene una malattia, chiediti qual è la vera causa della malattia e come posso vedere se riesco a curarmi da solo, prima di ricorrere a che ne so, un pool di antibiotici, antinfiammatori che debilita tutto il mio sistema immunitario, che ha un sacco di effetti collaterali e che se è una cosa che io mi abituo a fare mentalmente, fisicamente, quando ho un problema prendo qualcosa all'infuori di me è qualcosa di negativo proprio mentalmente, secondo me. Cioè, quello che voglio dire è che immagina che anche tutto quello che io abbia fatto, che la curcuma, lo zenzero, tutte queste cose, un impacco di cipolla e patate, ok? Immagina che tutta questa roba non serva a niente. Ma serve. Anche se non servisse a niente, serve da un punto di vista mentale. Cioè il messaggio mentale è stata un'esperienza per me, come sono stato contento di essere stato male, perché ho detto wow, ho avuto un corso, ok? Come essere stato un corso, perché rafforza la tua mente. Mi dico ok, mi sono ammalato, mi prendo la responsabilità di questa cosa e mi prendo la responsabilità di che cosa fare e mi curo io, ok? Non metto la responsabilità là fuori, ok? Il dottore mi ha dato il suo parere di medico, mi ha detto che mi ha spiegato cos'ho, mi ha spiegato che cosa mi è venuto e mi ha detto che cosa potrei fare, ok? Ma poi mi sono preso la mia responsabilità e mi sono curato da solo, ok? E questo è molto importante perché è una lezione, spiega alla tua mente, ok, quando ho un problema, anziché andare sempre a trovare la soluzione al di fuori di me, dal medico, dall'avvocato, da chiunque sia, che è una cosa che va bene consigliarsi, ma invece di dare a loro la responsabilità, il consulto va bene, ma non la responsabilità, mi assumo io la responsabilità e vedo che cosa posso fare. E questo secondo me è un messaggio molto forte, almeno lo è stato per me. Per la mia mente è stato come dire, ok Francesco, mi assumo la responsabilità di quello che è successo, cerco di capirne le cause, cerco di curarmi. E questo mi ha anche rafforzato mentalmente perché mi sono sentito
più responsabile di me stesso. E anche se questa roba, ti assicuro, faceva male, ho preferito stare nel dolore, prendere delle cose naturali che magari ci mettono più tempo a reagire, ma che so che nel lungo termine mi faranno meglio, che so che non hanno gli effetti collaterali, che so che quando avrò 70 anni magari non mi verrà un cancro perché mi sono curato per concentrare di farmaci, ma invece mi sono sempre curato in modo naturale. Ok, quindi è un po' questa, è stata questa consapevolezza di ok, mi prendo il tempo, non ho tanto le parole per spiegarlo, ma è stata una cosa profonda per me, mi prendo il tempo di fare una cosa per me profonda e mi prendo la responsabilità e piuttosto soffro un po' di più, ma faccio la cosa giusta invece che voler la pillola magica, la soluzione immediata che mi fa guarire. Ok? Quindi questo è stato un po' il mio pensiero e ti invito di provare, ovviamente consultati col tuo medico, consultati con le persone che fai, informati se è una malattia, cerca di capire dove viene. Ma poi la cosa migliore che puoi fare è assumerti la responsabilità della tua patologia, cercare di capire da dove viene, cercare di capire come puoi guarirti e se applicherai questo modo di pensiero. A parte che la tua salute migliorerà e che non solo coprirai i sintomi delle malattie, ma andrai alle vere cause, che se non troverai, magari potrai coprire i sintomi, magari per anni o per decenni, e poi a un certo punto ti verrà una malattia molto più grave perché non hai mai ascoltato il tuo corpo. Ok? Puoi immaginare di ignorare la spia dell'olio e poi fondi il motore. Ok? Quindi questo è il principio, cerca di andare, cura il sistema, non il sintomo. Ecco, questa è una delle cose che ho imparato nel curare il corpo e nel curare in realtà tutti i sistemi. Cura il sistema, non il sintomo. Prendi cura del sistema della mia vita, del tuo corpo, della tua parte emotiva, della tua parte mentale, dei tuoi livelli di stress. Cura il sistema della tua vita e vedrai che i sintomi disappariranno da soli. Non curare i sintomi, non ti focalizzare solo sui sintomi, focalizzati sulle vere cause dei problemi e se applicherai questo alla tua salute avrai dei risultati straordinari, ma se lo applicherai ad altre aree della tua vita anche avrai dei risultati straordinari. Io lo applico al business. Cura il sistema del perché non stai guadagnando abbastanza soldi, non ti focalizzare sul sintomo. Ok? Ora, questo è un video un po' strano, improvvisato, davvero mi sono appena svegliato, ma avevo voglia di condividere queste informazioni con te. Spero che questo video ti sia utile, lasciami un commento, fammi sapere che cosa hai imparato e noi ci vediamo presto nel prossimo video, io ti farò sapere come continua con questa malattia, ma ormai sta andando davvero via, quindi ti farò sapere. Noi ci vediamo presto nel prossimo video, ti mando un grande abbraccio, fino a quel momento segui i tuoi sogni e cambia il mondo. Ciao! Ciao, sono ancora io e ho un regalo per te. Però prima voglio chiederti due favori. Il primo è di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto e il secondo è quello di lasciarmi un commento e di farmi sapere che cosa vuoi sapere in modo che io possa ispirarti ed aiutarti ogni giorno di più. Quindi iscriviti al canale, lasciami un commento, anche un like che ovviamente mi fa piacere. E poi dopo che hai fatto queste due o tre cose, allora vai su francescomarcuccio.it/regalo per avere il mio regalo per te. Ti auguro una meravigliosa giornata. Ciao!